Lei è qui a Montesilvano, è casuale la sua presenza? Siamo qua perché stiamo provando a trovare una location nuova, come ben sapete. Stiamo valutando Montesilvano, ci sono delle situazioni positive, altre meno, e nel giro di qualche giorno decideremo. Possibilista? Possibilista, sì. Se siamo qua, evidentemente qualche possibilità c'è. A parlare così è il produttore della Trident, dei concerti di Jovanotti, Maurizio Salvadori. Corsa contro il tempo per recuperare la tappa saltata a Vasto del Jova Beach Party. Montesilvano sembra essere sempre più vicino a ospitare l'evento in spiaggia. Arriva l'ok dell'organizzazione, ma l'ultima parola spetta questura e prefettura. Il concerto si dovrebbe tenere il 7 settembre. Difatti sono qui da 2-3 giorni per vedere di riuscire a velocizzare i tempi, cosa di che si faccia a Montesilvano o un'altra piazza, se ci riusciamo sarà un miracolo, perché normalmente ci vogliono minimo 3-4 mesi per tutti gli adempimenti burocratici, permessi eccetera. Se troviamo un'amministrazione che ci appoggia, che ci aiuta, direi che come sempre tutti gli enti statali devono partecipare e collaborare soprattutto in maniera trasparente, e magari ce la facciamo, speriamo, sono qua per questo. Cauto ma fiducioso il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, che ha parlato anche del tratto di spiaggia, lo vedete, compreso tra gli stabilimenti Bagni Bruno e Sabbia d'Oro a ridosso della Stella Maris. Ci sono delle difficoltà legate più che altro a dei pareri che devono pervenire dagli enti sovracomunali, quali prefettura e questura, con i quali comunque stiamo da giorni ragionando, e ci dovremo incontrare nelle prossime ore. L'organizzazione e l'impresario appunto di Jovanotti ha dato via libera a che il concerto si tenga qui a Montesilvano. Ottimista, sindaco? Molto, molto, sicuramente possibilista, ma nella misura in cui abbiamo già valutato tutti gli aspetti tecnici, tutti gli aspetti logistici, e sembrerebbero esserci nella quasi totalità. Ripeto, ci sono degli aspetti che poi sono più prettamente tecnici e derivanti da pareri sovraccomunali. Ci auguriamo che insieme si possa giungere a una soluzione positiva. Riccardo Padovano, una bella opportunità per Montesilvano, voi siete qui per fare un sopralluogo. Tutti i balneari sono favorevoli che questa iniziativa non venga trasferita fuori regione. Se Montesilvano è candidata ad ospitare Jova Party, noi mettiamo a disposizione tutta la nostra capacità di conoscenza tecnica, l'apporto del salvamento, ma anche la collaborazione degli stabilimenti balneari limitrofi, perché questo evento si deve fare in Abruzzo, perché sennò rischia che l'Abruzzo venga cancellato dai grandi eventi. L'inizio di una nuova era.